just for one day. You can be heroes just for one day. Rimini a febbraio. In quelle strade che d'estate esplodono di divertimento, in pieno inverno non c'è quasi nessuno. All hands on deck. E poi la luce non è la stessa. C'è una patina grigia che avvolge tutto e che ha ispirato pittori, registi e cantautori con la voglia di raccontare la malinconia. Explore the ship. È il 9 febbraio 2004. A mezzogiorno, un taxi arrivato da Milano si ferma davanti a Residence Le Rose. Ne scende un uomo dallo sguardo triste. Ha con sé solo uno zainetto scuro. Non ha portato neanche il cellulare. Quell'uomo è Marco Pantani. Sei anni prima ha vinto il Giro d'Italia e il Tour de France. Era il pirata, l'eroe celebrato da una retorica giornalistica che ha sempre bisogno di qualcuno da usare. Poi è crollato il mondo e lui è stato inghiottito dalla vergogna. E mi dice: tu mamma ti vergogni di quello che pensa la gente di me? E io dico: no, a me della gente non me ne frega proprio niente. Però nel frattempo mi uscirono le lacrime da sotto gli occhiali e mi detto: ma sei sincera neanche te allora. Adesso sta scappando da tutto, dai genitori con cui ha litigato, dagli amici più cari che lo vorrebbero tenere a Milano per allontanarlo dalla droga e dai ricordi. Il suo dolore era il suo, noi potevamo confortarlo, stargli vicino, parlare, però cioè, quello che vedeva lui e sentiva lui era lui che doveva decidere ed era lui che vedeva il modo di reagire, di fare. Ci ha provato, però non ce l'ha fatta. Da qualche tempo consuma cocaina in dosi massicce e tutte le persone che lo incontrano usano per lui lo stesso aggettivo, irriconoscibile. L'uso di psicofarmaci che rallentano il metabolismo, quindi aveva fatto in modo che lui ingrassasse molto, si era gonfiato, era un'altra persona, era veramente sformato. Pantani entra nel Residence Le Rose, lascia la carta d'identità alla reception e sale in uno dei 6 monolocali soppalcati, il D5. Costa 55 euro a notte, è piccolo, 28 metri quadrati. Pantani sale in camera e si chiude dentro. Non ha voglia di parlare con nessuno. Poche ore dopo l'arrivo, Pantani incontra un uomo. Non è un amico, è solo un corriere della polvere bianca che nella sua vita ha sostituito tutto. Amore, voglia di vincere, affetto. Quando è in stanza, l'unica che ha diritto ad entrare è l'ucraina Lorissa, la cameriera che non sa chi è quell'uomo strano e taciturno. Venerdì 13. Pietro Buccellato, il portiere del Residence, alle 20 riceve una chiamata da Pantani, che gli chiede 3 succhi di albicocca e un omelette prosciutto e fontina. Gira la richiesta a Oliver, il ristoratore poco distante. Pensavo che scherzava, allora gli ho detto: guarda che te la porto lo stesso, anche se non è per Pantani. Ho detto: no, è per Pantani, allora adesso la porto subito. Io pensavo che erano scherzi, invece quando ha aperto era proprio Marco. Allora gli ho detto: te lo offro io, Marco, non stare a pagare, che lui voleva pagare. E gli ho detto, siccome l'ho visto un po' stanco, era un po' giù di morale, gli ho detto: dai Marco, che sei sempre il migliore. Mi ha fatto un gran sorriso, mi ha dato una pacca sulla spalla quando gli ho fatto i complimenti delle sue imprese in bicicletta. Nel Residence alloggia anche un cestista della Conad Rimini, Nelson Inglis, che lo incrocia sul pianerottolo la sera del venerdì. Aveva una faccia normale, lucido, simpaticissimo, veramente, che a quel momento io non sapevo neanche con chi parlava. E dopo sono andato giù, che ho parlato con il ragazzo che lavorava lì, il custode, non so come si dice, e ho chiesto chi era l'uomo che abitava da fianco a me e lui mi ha detto: non sai chi è quella persona? Lui è un ciclista famosissimo italiano e mi ha detto il nome, mi ha detto Marco Pantani. Quando l'ho sentito, io ho detto: cavolo, io sto parlando con lui. A Rimini, d'inverno, possono anche capitare delle coincidenze. A pochi metri dal Residence abita Piotr Ugrumov, grande rivale di Pantani al Tour del 94. Sono andato al ristorante del mio amico Oliver a prendere pizza. Allora, quando ho incontrato lui, mi diceva: guarda Piotr, io ieri ho visto Marco Pantani. Però quando ho visto Occhi erano molto triste, era troppo magro. Mi ha detto: va a finire male. 14 febbraio, è l'ultimo giorno della vita di Marco Pantani.
La mattina vede la cameriera Lorissa e le chiede se lo trova in forma, ma quella non sa chi è e tira dritto. Nel pomeriggio esce per una passeggiata. Chi vede quell'uomo triste e solo lo trova somigliante a Pantani, ma in brutto. Tornando, si richiude in stanza. Il portiere lo chiama, ma il telefono è sempre staccato. La sera, preoccupato, decide di salire e andare a vedere. La porta è chiusa. Il portiere bussa, ma nessuno risponde. E allora entra. Sono le 19:30. Al momento di intervento, in questo residence, nella stanza occupata da Pantani, ecco, ci troviamo di fronte ad una scena, possiamo dire, agghiacciante. Il locale era completamente a soqquadro, vi erano mobili e suppellettili dappertutto, vi era disordine. Poi la cosa più importante era nel soppalco, dove c'era il letto, in cui trovavamo riverso il corpo del Pantani. Pantani è morto verso le 17. Sul comodino troviamo alcune piccolissime tracce di sostanza che poi risulterà essere cocaina. Nella stanza vengono trovati anche dei bigliettini. Parlano di solitudine, di incomprensione, di fughe in Bolivia e di biciclette. Che forse le frasi che erano state scritte, adesso io non so per quale motivo, fossero state scritte in questo modo, però credo che comunque chiunque riuscirebbe a capire che non avevano forse un senso così pieno. È l'ultimo inquietante saluto di Pantani a questa vita. A chi lo ha amato davvero, come uomo e come sportivo, non resta che rendergli omaggio nel modo più semplice, portando un mazzo di fiori sulla porta del residence dove ha bruciato gli ultimi giorni della sua vita. Il giorno dei funerali tutti appaiono confusi e straniti. Nessuno sembra ancora capace di spiegarsi quello che è successo. Soprattutto la madre. Andate via! Andate via tutti! Tutti me l'avete ucciso voi! Con le vostre chiacchiere, andate via! Andate via! Avete rispetto almeno per poco! Andate via! Sapendo com'era questo ragazzo, diciamo così, che ho fatto fatica a crederlo. Io faccio fatica ancora adesso a credere che lui sia morto. Febbraio 2004, chiesa di San Giacomo a Cesenatico, funerali di Marco Pantani. Ma tutti noi, che abbiamo amato il pirata e il ciclismo, abbiamo scacciato quel brutto momento ripensando ad altre immagini. Immagini di coraggio e di agonismo, di classe e di potenza. Quel giorno ci sono tornate in mente le imprese di Marco Pantani. Imprese che erano cominciate quasi 10 anni prima. Giro d'Italia 1994. Il 4 giugno si corre la 14ª tappa da Linz a Merano. A 1 chilometro dalla vetta del Passo di Giovo, un ragazzino di 24 anni scatta e allunga con incredibile facilità. Veste la maglia della Carrera e si chiama Marco Pantani. Una settimana, 10 giorni prima dell'inizio del giro, mi disse: se in questo Giro d'Italia non vado, come dico io, vado a vendere piadine con mia madre e mio padre. Sull'ultima asperità della tappa, davanti a Pantani c'è un solo uomo, lo svizzero Pascal Richard. È in fuga dalla mattina. È stanco, ma ancora determinato. La tappa però non è ancora finita. C'è una terribile discesa che porta al traguardo di Merano. E Pantani si lancia a capofitto. Richard non ha scampo. Lo prese e lo staccò in discesa. Perché tra l'altro Pantani andava molto forte anche in discesa. E mi ricordo questa posizione anomala, no? Con il peso tutto dietro, con il sedere in pratica sulla ruota posteriore. Faceva paura solo guardarlo. Andava giù a 90 all'ora in una posizione che bastava che prendesse un sasso e sarebbe volato via come una foglia. Ora Pantani è primo, ma non rallenta. Allungato com'è sul sellino, sembra uno sciatore in discesa libera. Arrivò da solo, facendo 20 km anche di pianura per andare all'arrivo con tutta la squadra di Bugno di dietro che tirava, perché
pensavano di prenderlo. 40 secondi di vantaggio sui migliori del mondo. 40 secondi timbrati Marco Pantani. Era già diverso tempo che tentavo degli attacchi e fino adesso mi erano andati tutti male. Questa volta forse l'attacco che meno poteva essere credibile, perché era ancora molto distante, è stato quello che è andato a buon fine. Questo ragazzino ha offerto davvero un grande spettacolo. Il pubblico non lo conosce, ma qualcuno nell'ambiente sa già chi è. Lui era un numero uno, voleva essere un numero uno, lui voleva sentirsi importante, essere su un cima al piedistallo. Questo ragazzino qui, un po' magrolino così, in salita spingeva dei rapporti incredibili, ecco, era proprio nato per andare forte in salita. La zona in cui si allena Marco Pantani è quella di Cesenatico, in Romagna, dove è nato il 13 gennaio del 1970. Papà Paolo è idraulico, mamma Tonina ha un chiosco di piadine. Marco praticamente vive in bicicletta e quando gareggia dà lustro alla famiglia. Tra i dilettanti vince corse sempre più importanti. Eccolo in questo filmato di Telerimini mentre riceve il premio Ultimo Chilometro. Marco Pantani ed è il leader del gruppo sportivo Giacobazzi GMM di Nonantola. Marco, mi pare che la tua stagione sia veramente da incorniciare. Ma sono stato abbastanza fortunato a non avere incidenti che mi hanno così bloccato. Sono riuscito a fare una buona preparazione e sono riuscito a avere un rendimento continuo che mi ha portato ad avere buoni risultati. Grandi campioni e grandi squadre si interessano a lui. Su tutte la carriera di Boi Fava e di Capitan Chiappucci. Si è presentato lui qui nella sede del gruppo sportivo, con papà e il direttore sportivo Pino Roncucci. Si è presentato dicendo che lui voleva passare professionista. E mi disse: no, io il contratto mi va bene, però se io vinco il Giro d'Italia, se io vinco il Tour. Boi Fava, mi ricordo, prese un foglio di carta bianca di nuovo e ci mise: se vinci il Giro, se vinci il Tour, se vinci una tappa, se vinci questo. A quel punto lì ci lasciamo e Boi Fava gli disse: adesso sarai soddisfatto, hai fatto un affare. E lui gli disse, di risposta: l'affare l'avete fatto voi. Ed è un affare davvero avere Marco Pantani in squadra. L'impresa di Merano al giro del 94, quei 40 secondi di vantaggio conquistati sul passo di Giovo, spazzano via tutti i dubbi. Non era contento della sua vittoria, era la sua prima vittoria da professionista nel 94. La sera cominciò a chiedere per la tappa del giorno dopo. Ho detto: ma com'è il Mortirolo, com'è lo Stelvio? E il giorno dopo è in programma la tappa più dura del giro, la Merano-Aprica. 195 chilometri, quasi tutti in montagna. In maglia rosa, a sorpresa, c'è un giovane campione russo, Eugeni Berzin. Tante montagne e una tappa lunga. È l'occasione migliore per attaccare Berzin sia per Pantani che per il suo capitano Claudio Chiappucci, sia per Indurain, grande favorito del giro. Ed è Chiappucci il primo a tentare la sorte già sul passo dello Stelvio. Io attacco sullo Stelvio, viene fuori una fuga e c'è, dopo lo Stelvio c'è da affrontare il Mortirolo. Il momento decisivo della corsa è proprio sul terribile Mortirolo, una delle salite più dure del mondo. Dietro Chiappucci tutti aspettano l'attacco di Indurain. Invece è il ragazzo di Cesenatico a lasciare di nuovo tutti di stucco. Scusami Claudio, c'è Pantani che sta scattando. Sì. Pantani davanti, il vincitore della tappa di ieri che sta scattando. E lui è partito subito da sotto, forte. Berzin risponde e tenta di mantenere il ritmo di Pantani. Indurain resta indietro. Sono tenuto a stata a rotta per un po', penso per 3-4 chilometri. Che siano rimasta a rotta, poi l'ha ceduto, cioè non riesco più a tenere passo. È scattato Pantani, eccolo là davanti. E per la prima volta vediamo Berzin un po' appesantito. Vediamo quanto ha di vantaggio Pantani. Pantani attaccò quasi subito sul Mortirolo, staccò Berzin in maglia rosa, staccò Miguel Indurain. Pantani continua a guadagnare metro su metro e sta rientrando sul gruppettino di Chiappucci. Lui rinvia.